Mamma mia, voglio! Ma che cazzo hanno visto stasera? 5 pappini a 0! 5 pappini! 1, 2, 3, 4, 5! 5 pappini a 0! Con una formazione composta da 10 undicesimi non titolari! E questo è un ottimo segnale. Ah, inizia a mettere le mani avanti. Non iniziate a rompere il cazzo. Ok? Con Emma c'era il rigore per il Palermo. Emma, voi rubate. Emma, ma c'è il rosso. Il rosso a quello del Palermo è esagerato. Mie, mie, mie. Non dovete rompere i coglioni. Non è possibile che quando il Napoli vince, Cocrun ad uscita la fogna e dire: ehi, scusa, è successo qualcosa? No! Avete rotto cazzo, vi messi in polemica. Che altrimenti inizio a farle pure io le polemiche. Non c'era rigore. Uno, non c'era rigore. Non c'era rigore. Caprile si scansa, non fa un cazzo. L'attaccante del Palermo accentua troppo la caduta. Non è rigore. Il rosso. Quello mette i tacchetti sulla testa a Gilmour. Ma quello non l'ha visto, quello passa da dietro, come fa? Non può tenere gli occhi dietro. Non può, non può fa. Intervento scomposto, rosso. Punto. Basta. Altra cosa, altra cosa. Devono squalificare solo a noi le trasferte. Chiedo. Nel momento dell'intervallo gli ultras degli ospiti sono entrati con bombe carta, coso, colpendo la curva A inferiore dove stavano i bambini. Io spero che questa settimana, in questi giorni, esca qualcosa con trasferta vietata ai tifosi del Palermo. Perché altrimenti veramente inizio io a pensare che c'è qualcosa contro di noi. E io non sono mai stato vittimista in questi 10 anni di YouTube. Mai! Mai! E ci sono i video che lo provano. Mai! Detto questo, 5 pappine a 0 con praticamente panchinari. Tranne Lobotka, capitano, davanti come titolare. Mi è piaciuto il doppio playmaker davanti alla difesa con Gilmour e Lobotka che si alternavano nel gestire il pallone. Gong, fenomeno assoluto. Io ad agosto, quando si vociferava Gong andrà via, Gong così, Gong colà, tra Gong e Politano. Boh, adesso oggi è facile dire, no? Però al tempo, ad agosto, io dicevo: se devo scegliere qualcuno, io cedo Politano, sia per un discorso di ingaggio, sia un discorso anagrafico, sia un discorso di qualità. E si vede che Gonghe ha qualità. Ovviamente, nonostante il 5-0, qualche nota stonata ci deve stare. Ed è inutile che qualcuno dirà sicuramente: Peppo, non rompo cazzo, che c'è da criticare sul 5-0? C'è stata critica. I soliti noti, i soliti noti. Mazzocchi, Jesus e Simeone non devono più calcare il campo. Questi tre a gennaio saranno andati a fanculo. Jesus, al di là del gol, che ho dovuto pagare per una penitenza, ma lasciamo stare. Chi frequenta il gruppo Telegram sa la penitenza che ho dovuto pagare. Ma Jesus, al di là del gol, si è fatto scappare, o meglio, si è fatto anticipare 3 volte dall'attaccante del Palermo. 3 volte! Lo stesso errore che ha fatto a Verona l'ha fatto anche stasera. E meno male che era uno del Palermo. Meno male. Mazzocchi non azzecca un dribbling. Ci mette il cuore, ci mette la garra, ma qualitativamente non è niente. Mazzocchi non è niente. Simeone, nei primi minuti, Raspadori fa una bella giocata, quello te la dà proprio in bocca. E tu che fai? Invece di andare col sinistro, vai col destro e tiri
Una ciabattata d'esterno che la palla non va manco in porta, va fuori. Va dall'altra parte del calcio. Cioè, ritorna Raspadori che giustamente sta in fuorigioco. È stato inutile Raspadori. Non aggancia un pallone. Ha perso i duelli con i difensori del palè. Cioè, a gennaio se ne andai. A gennaio se ne andai. Punto. Cioè, nonostante la vittoria 5-0, 3 negativi. Ma ovviamente 5-0 non puoi dare 4-5, ma dai un 6 proprio di incoraggiamento, un po' come alla Nuln che è bravo ma non si applica. Questo è il discorso. Marin, prima presenza, mi è piaciuto, però deve migliorare dal punto di vista dell'impostazione. Ha sbagliato troppi passaggi. Sarà per la troppa pressione, sarà per la troppa ansia, sarà perché non si fidava tanto, ma anch'io mi fiderei, di Wallace e Mazzocchi, però anche le palle centrali le ha sbagliate, quindi non è stata una serata troppo positiva per lo spagnolo, ma nel complesso Ayew hanno giocato bene. Cioè, chi ha giocato poco fino ad ora ha dimostrato che le qualità le ha e che mettono in difficoltà Antonio Conte. Stoneres, gol, un altro quarto assist, non lo puoi tenere fuori, devi trovare una soluzione. Magari lo metti dietro la punta, però così sei troppo squilibrato, ma comunque non puoi tenere fuori Stoneres. Però, ritorno al discorso, non puoi togliere Politano, perché Politano per la squadra dà più equilibrio, va a raddoppio, cosa che Neres fa poco o nulla. Raspadori maluccio. Non mi è piaciuto tantissimo, però per me, per come la penso io, che io sono il padre di Raspadori, per me lui ha bisogno di una punta fisica forte, alta, per rendere bene. Certo, ognuno si, un giocatore se è forte si deve sapere adattare in qualsiasi modo e qualsiasi giocatore che è al suo fianco. Però evidentemente Raspadori, se non gli metti in quella posizione, se non lo metti con quel compagno, rende poco. Poi vabbè, è inutile sottolineare che Conte ha messo l'armamentario pesante con Kvara, Lukaku e McTominay, tempo 5 secondi, assist di Lukaku, una bella velocità, cosa sgaloppante, e primo gol in Serie A di McTominay, che per me, ripeto, è uno dei top acquisti di quest'anno, della top 3. È stato un acquisto pazzesco della società, mentale, fisico e qualitativo. Conte ha fatto benissimo a dare chance a chi giocava meno e loro hanno risposto sul campo. Quindi la prestazione c'è stata anche dei singoli. C'è qualcosa assolutamente da migliorare. Una vittoria roboante. Non ci deve far dire Simmo Turnato, così, 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 però l'impostazione della gara e l'atteggiamento della gara è stato totalmente perfetto. Ragazzi, forza Napoli sempre, ciao io.